inizio subito con una piccola cronistoria. Dicevo, la prima edizione è uscita nel 2005 perché ci sembrava necessario dare una grammatica al dialetto bolognese. Questo non significa che io sono, come è stato scritto, il codificatore del dialetto bolognese. Il dialetto bolognese esisteva anche senza di me e avrebbe continuato a esistere anche senza di me. Io sono colui che, avendo chiesto ripetutamente parole, frasi ai parlanti, a quelli che sono nedi in dialat, che sono, diciamo, parlanti madrelingua, ha, come dire, estrapolato dalla loro produzione linguistica le regole del dialetto, le quali sono piuttosto diverse in vari punti da quelle dell'italiano. Se noi anche proponiamo un ipotetico personaggio che si imparasse a memoria il vocabolario bolognese e poi cominciasse a parlare, non parlerebbe come parlano le persone nedi in dialat. Perché? Perché gli mancherebbe la sintassi, gli mancherebbe quella costruzione della frase che fa sì che il bolognese abbia la sua originalità e che non sia un semplice italiano deformato, come invece in tanti pensano. Quindi questa grammatica nasceva, diciamo, per tre esigenze. La prima era fissare una specie di punto d'arrivo di una serie di studi fatti. La seconda esigenza era dare un sussidio didattico ai corsi di dialetto bolognese che si organizzano dal 2002 e di cui è insegnante Roberto Serra. E la terza esigenza era farne una specie di punto di partenza per ulteriori sviluppi. I quali sviluppi ci sono stati? Il libro, uscito nel 2005, è già alla seconda edizione, in pochi anni pensiamo che si tratta di una grammatica, quindi associata nella mente di tante persone a qualcosa di noiosissimo, le regole del latino, eppure il libro si è venduto. Si è venduto perché è stato adottato come libro di testo, quindi dagli studenti del corso, ma non solo, è finito nelle case di tanti bolognesi. Inoltre, avendo fatto un po' da inizio di uso, diciamo, essendo stata una delle tappe dell'uso dell'ortografia lessicografica moderna, è servito anche a lanciare una serie di altre iniziative. Una di queste è stato il grande dizionario bolognese-italiano, italiano-bolognese, cioè al dizionario bolognese-italiano, italiano-bolognese, compilato da Luigi Lepri e da me e uscito 2 anni fa. Tornando alla grammatica, dicevo, altre ricadute positive di tutto questo motore che si è messo in moto di iniziativa attorno al bolognese sono stati 2 DVD con dentro dei cartoni animati in bolognese fatti da Claudio Mazzanti e dalla Lu Produzioni, i famosi DVD Pistunera, che contengono anche dei documentari sullo stato attuale del dialetto bolognese, eccetera. L'ortografia lessicografica moderna, cioè il modo di scrivere il bolognese usato dalla grammatica e dal vocabolario, si è diffusa a macchia d'olio, è ormai usata da tutti gli autori o quasi, è usata dai corsi, è usata dal mensile Al Pan La Bianda, pubblicato tutto in bolognese da Fausto Carpani, è usata dai DVD Pistunera, dal sito bolognese, da diversi libri di qualità e ha cominciato a diffondersi anche appunto fra gli autori poeti, per cui qui questa sera abbiamo qui Sandro Sermenghi, che scrive con l'ortografia lessicografica moderna le sue poesie ultramoderniste per il bolognese, ed è arrivata anche in provincia, si scrive in ortografia lessicografica moderna il budriese grazie ai corsi di dialetto di Tiziano Casella, si scrive con gli adattamenti necessari a un dialetto già abbastanza diverso come quello di Rocca Pitigliana in comune di Gaggio Montano, si scrive in ortografia lessicografica moderna, anche lì con adattamenti all'ortografia locale, il dialetto di Castel San Pietro, la pronuncia locale, il dialetto di Castel San Pietro Terme, grazie al libro Al Dialat Castlen di Giorgio Biondi, e poi il dialetto di San Gabriele di Baricella, grazie alle poesie di un autore qua presente, Stefano Rovinetti Brazzi. Il manuale, questo libro, ha ispirato anche l'apparizione della prima grammatica del dialetto reggiano. Il dialetto reggiano è strategico negli studi dei dialetti dell'Emilia-Romagna perché sta proprio lì in mezzo e ha notevoli somiglianze naturalmente col vicino parmense, ma
cosa più sorprendente, ha notevole somiglianza con il bolognese. E quindi era un dialetto che io ci tenevo molto che fosse descritto. E ho trovato un autore che si chiama Denis Ferretti di Reggio, e lui cosa ha fatto? Diciamo, ha tradotto in reggiano la grammatica, che poi noi abbiamo pubblicato su internet sul sito bolognese. E poi il comune di Bologna ha messo in rete delle pagine proprie sul dialetto bolognese, ha chiesto una consulenza a noi, e poi c'è un bel po' di materiale anche nel sito del comune. Nel frattempo Fausto Carpani è stato insignito del Nettuno d'Oro, massimo riconoscimento cittadino, per la sua attività, non solo per le canzoni ma anche per tutte le altre cose che ha fatto in questi anni per il dialetto bolognese e per la cultura di Bologna. Basti pensare al fatto che ha salvato, con l'aiuto della Fondazione del Monte, il Ponte della Bionda, e che l'area del Navile è ripulita dai suoi volontari ed è fruibile a tutti i cittadini. Infine, questo è importante da sottolineare, comincia a farsi strada in vari comuni dell'Emilia Romagna e ora anche della provincia di Bologna l'idea di mettere una segnaletica bilingue indicante i nomi delle località anche in dialetto. Io ho chiamato questi sviluppi globalizzazione inclusiva. Vediamo il perché. Secondo me, secondo noi, la riscoperta del dialetto da parte dei bolognesi è un fenomeno estremamente positivo. Si torna consapevole delle proprie radici, si colma una lacuna che era sentita. Basti pensare che ai corsi di bolognese vengono molti giovani. Ci sono gli anziani che sanno benissimo il dialetto ma che vogliono imparare a scriverlo. Ci sono i giovani che non lo hanno mai imparato ma ricordavano di averlo sentito dalla nonna. Ci sono degli italiani non bolognesi che però, vivendo a Bologna, si sono incuriositi e si sono iscritti al corso. Ci sono degli stranieri extracomunitari, in questi anni ne abbiamo avuti da Cuba, dagli Stati Uniti, dal Kazakhstan, o era l'Uzbekistan, non me lo ricordo, dal Bhutan, persone che hanno voluto imparare il dialetto bolognese, almeno impararlo per quello che si poteva, diciamo. Ma comunque cosa hanno fatto? Sono venuti alle serate al Teatro Alemanni, hanno sentito il bolognese, hanno conosciuto dei bolognesi dialettofoni. Ecco, questi corsi hanno consentito due tipi di saldatura fra persone, hanno messo in comunicazione le persone in pratica, cioè c'è stata la saldatura intergenerazionale finalmente, che è una cosa che manca molto secondo me, quindi giovani e anziani insieme che studiano il dialetto, gli anziani che l'hanno parlato ai giovani, i giovani che hanno preso appunti, e poi la saldatura, diciamo, nazionale, cioè italiani, bolognesi, italiani, bolognesi e non, e stranieri insieme, anche loro, riuniti attorno ad un tavolo, un obiettivo comune, in questo caso l'apprendimento del dialetto. Tutto questo è stato possibile perché in questi anni, un po' per la congiuntura mondiale, se vogliamo, un po' per il lavoro che è stato fatto da queste parti, c'è stata una rapida evoluzione del prestigio sociale del bolognese. Il prestigio sociale del bolognese era ai minimi possibili negli anni 70, quando c'erano il bolognese, il dialetto e l'italiano, basta. Quindi chi sapeva il dialetto solitamente era uno che non sapeva bene l'italiano, era quasi considerato necessario perdere il dialetto per imparare l'italiano. Nel frattempo, con l'immigrazione, con l'Italia intera che cominciato a diventare una società multietnica, cosa è successo? Che ci si è resi conto che esistono anche tante altre lingue, non solo l'inglese, ma anche il russo, l'albanese, il francese, lo spagnolo, il cinese, eccetera. E improvvisamente si è liberato il posto anche per il dialetto bolognese. E sembra paradossale, ma è stata la globalizzazione che ci ha ridato un po' di spazio nella cultura ufficiale, perché nel gran concerto, con tutti i suoi strumenti diversi della globalizzazione, in mezzo a diversi tromboni e gran casse, c'è anche un ottavino, l'ottavino del dialetto bolognese, che finalmente è previsto dall'orchestra, non è più all'indice. Questa per me è la globalizzazione inclusiva.